Ben ritornati, ben ritrovati amici del gusto relativo. Siamo in compagnia di Maria Luisa Manna di France Haas, siamo nello stand di France Haas in Italy 2017. Io sto piacevolmente degustando un Pinot Noir, nello specifico con Schweizer. Abbiamo sia il Pinot Nero classico che lo Schweizer, che è una selezione delle uve migliori, quelle che promettono una migliore evoluzione, quindi non abbiamo la fortuna di avere i vigneti tutti collocati vicini, per cui una parte anche a diverse altitudini, una parte a Mazzone, una parte nel comune di Montagna, e ad Aldino dal 2000 ci siamo spostati appunto in altitudine con i vigneti che vanno dai 750 all'ultimo impianto fatto come base di Pinot Nero a 1150 metri. Io nel dettaglio sto bevendo per l'appunto lo Schweizer, e poi lo Schweizer tanti chiedono, ma cos'è svizzero? Perché Schweizer tradotto sarebbe svizzero, no? Invece è il nome del pittore che allora fece le etichette, quindi che purtroppo oggi manca, ma continua fino a, cioè, per fortuna a vivere quotidianamente con noi, anche perché era un caro amico della mia famiglia, e da allora si parla degli anni 87-88, e chiese a lui di fare delle etichette da poter regalare come buon auspicio a Franz per l'uscita dei suoi vini. È un vino, è un Pinot Noir, per chi conosce e ama il Pinot Noir lo apprezzerebbe senza dubbio, perché è un vino dagli odori tendenzialmente puntine di note balsamiche, qualche spezia verde, per esempio, sì, sicuramente piccoli frutti, bacca rossa più che nera, rossi diciamo, e anche qualche punta di speziatura verde, anche qualche nota di pepe verde, perché no, buttiamocela, sì, poi cambia un po'. Poi chiaramente ognuno sente quello che conosce, perché a volte ti ritrovi a dover dire le persone ti guardano e ti dicono, ma non è che capiamo bene o che ricordiamo o che conosciamo questi profumi. Io dico, ognuno, non è questione di non capire se non senti, è che tu chiaramente senti quello che conosci. Assolutamente, è un'associazione mentale. Assolutamente. E comunque il Pinot Nero, come dice... Sì, prego. Anche la prima etichetta di Schweizer fu usata proprio per il Pinot Nero, selezione nella condannata 90, anche perché il Pinot Nero è stata sempre la grande estate ed è tuttora la grande passione di Franz, e forse l'azienda è proprio conosciuta maggiormente per il Pinot Nero. È iniziata con il Pinot Nero, chiaramente poi si sono susseguiti altri vini, come si diceva il Manna. Assolutamente, una selezione di vini, se potete vedere, abbastanza ricca e consistente. Passiamo dai bianchi fermi dalle bollicine, che esatto, da due anni metodo classico, metodo classico. Solo da due anni siamo usciti con un Padosé. Insomma, un'azienda che è abbastanza conosciuta sia nel territorio ma anche fuori dal territorio, direi. Ma diciamo che abbiamo avuto la fortuna ancora agli inizi degli anni 90, allora io non sono la parte tecnica dell'azienda, ma ho contribuito sicuramente a farla crescere. Quindi negli anni, fine degli anni 80, quando tutti poi si riversavano sul mercato tedesco, abbiamo puntato, essendo in Italia, abbiamo puntato subito sul territorio, di lavorare sul territorio italiano con i nostri agenti, ed è stata una fortuna, perché essendo non c'erano allora tanti altoatesini, perché lavoravano, come detto, già più sul mercato tedesco, per cui la scelta di fare le etichette in lingua italiana, e chiaramente essendo gli Alto Adige si andava più sui nomi tedeschi, no? A Blocco Funderal, rimane ancora spesso doppia lingua, Blocco Funderal, Blocco Funderal, diciamo, c'è questa ancora doppia
doppia via di comunicazione. Esatto, chiamiamola. Che per carità per certi versi va benissimo, comunque la nostra scelta un po' anche per la mia parte italiana, e abbiamo detto no, facciamo l'etichetta in lingua italiana e iniziato a lavorare, per cui oggi noi siamo avvantaggiati perché il nostro mercato comunque è ancora l'80% Italia, Italia e il resto. Questo è piacevole da sentire perché le aziende tendenzialmente vanno via, scappano dall'Italia e hanno un mercato prevalentemente. Esatto. Voi avete queste percentuali ci può solo che far piacere. Direi perché che far piacere, sono assolutamente di qualità e sono ottimi vini. Io ti saluto Maria Luisa, ti ringrazio, grazie mille. E in bocca al lupo per i tuoi vini. Buon lavoro a te. Grazie. Ciao caro, grazie.